Annunciata come la Corvette per l'Europa, la Opel GT arrivò sul mercato nel 1968. Fu prodotta per soli 5 anni, ma ebbe un buon successo anche negli USA, soprattutto nella versione 1900 cm3 da 90 cavalli, che fu poi seguita da un'economica versione 1100 con il motore da 60 cavalli della Cadette. Aveva l'aspetto di una dream car e d'altra parte da una di esse derivava, ovvero la Experimental GT, di cui vedete ora alcune immagini in primo piano insieme alla versione definitiva durante la presentazione stampa. Il frontale con i fari a scomparsa, l'abitacolo piccolo e la coda tronca le donano ancora oggi una decisa personalità. L'Opel GT era diversa da qualsiasi altra sportiva europea e faceva sentire chi la guidava un supercar man, anche per l'abitacolo decisamente sportivo, ma solo esteticamente, perché anche la 1009 le buscava sonoramente dalle Alfa GT 1006, pur se dichiarava 185 km l'ora di velocità massima e 11 secondi e mezzo nello 0-100. Era però interessante per la stabilità e la tenuta di strada la disposizione del motore all'interno degli assi, quindi anteriore centrale, come aveva fatto Gilco per il telaio della Fiat 1500 GT Ghia. La carrozzeria della Opel GT era stata disegnata da Harald Schell, allora designer della General Motors, e veniva costruita in Francia da Chaussons-Brissonnet e Lotz. Poi veniva inviata in Germania per l'assemblaggio di telaio e motore. Il cambio della Opel GT era a sole 4 marce oppure automatico a 3 per il mercato americano. La carriera sportiva fu dovuta per lo più al preparatore italiano Conrero, che le diede anima, soprattutto alla versione 1009, facendole conseguire discreti successi sportivi. Mentre la casa, che ricordiamo ancora una volta faceva parte del gruppo General Motors, ne realizzò una versione elettrica già allora che sfiorava i 190 km l'ora. E poi una diesel Roadster che stabilì 2 record mondiali e 18 record internazionali. Nella Opel GT furono prodotti ben 103.463 esemplari. Oggi è abbastanza apprezzata sul mercato collezionistico, anche se le sue quotazioni non sono elevatissime, e quindi può essere un buon acquisto per iniziare una collezione o per tenere una vettura di un certo fascino d'epoca nel proprio garage. Ma ora godiamoci queste belle immagini d'epoca originali dall'archivio della Opel Europe, che adesso ricordiamo fa parte del gruppo Stellantis insieme a Fiat, Peugeot, Citroën, Lancia, Alfa Romeo. We'll be right back.
Der Opel GT.